Buongiorno a tutti raga, io sono Stickets e oggi finalmente siamo qua col video acquisti del mese di gennaio e febbraio. Come ben sapete sono stato in Spagna quasi più o meno un mesetto e vi faccio vedere tutto quello che mi è arrivato in Italia nel periodo in cui non c'ero. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 con questa bella grossa, 6, 7 e poi basta, ho anche due pacchetti che voglio farvi vedere che secondo me sono quello che renderebbero costoso il tutto. Prima di cominciare col video vi chiedo di lasciare un bel like, supporto e iscrivervi al canale proprio qua sotto se ancora non l'avete fatto. E vi ricordo soprattutto che se volete essere salutati in un mio video dovete scrivere sotto nei commenti l'hashtag salutami, lasciare un nickname e soprattutto iscriversi al canale. Cominciamo raga con questo pacchetto che mi è arrivato dalla Parini. Onestamente raga non so quanto l'ho pagato, quasi tutto non so quanto ho pagato perché non me lo ricordo onestamente, è stato via un mese e figurati se mi ricordo. Quando apriremo scopriremo il loro valore. Una scatoletta classica. Ok raga, ora si ragiona, abbiamo già un giornaletto delle instant, quindi ho già capito il contenuto. Delle figurine che potrebbero servirmi e una bustina. Raga, valore di questo primo box 28,90 euro. Andiamo ad aprire. Sapevo che c'era questo, sapevo. E all'interno raga abbiamo la quarta instant, stampata per 2511 esemplari. E abbiamo il gol più veloce della Serie A, fatto da Rafa Leao su assist di Çalhanoğlu, tra l'altro non so se vi ricordate. Comunque raga, il gol più veloce, il gol tra l'altro dell'1-0 in Sassuolo-Milan, scusate. E abbiamo un po' di figurine che avevo richiesto, vediamo. Che tra l'altro prima dell'aumento dei prezzi, perché le ho ordinate prima di partire. Abbiamo veramente un po' di figurine con Lautaro, Totti, l'ultima stagione, tra l'altro questa è la Sruki, Donnarumma, Dybala, Messi, guardate, guardate quante figurine. Tra l'altro vorrei farvi notare che questa era la figura di Buffon quando era in Serie B, invece questa di Totti, veramente ottima con quella speciale, altre figure di Totti. Poi abbiamo Giancarlo Antognoni, ottimo, la Platinum di Kessié che ancora mi mancava per il set dell'Adrenaline, un po' di figurine di FIFA 365, un po' della scorsa stagione con Cristiano Ronaldo, Buffon, e poi della FIFA 365 2020. Poi ragazzi, al prezzo di 60 euro, 9,90 per Team Box, sono 6, circa 60 euro, ho ordinato tutte le Team Box che l'ho presa in edicola, l'ho tagliato ieri mattina, perché non riesco più a trovare, ho trovato un box completo, no, devo prenderlo assolutamente, ho preso questo, quindi prezzo di 60 euro. Tra l'altro ancora tutte belle piene. Poi andiamo con questo pacchetto che mi è arrivato da Amazon, vediamo cos'è. È il blister con 10 pacchetti della Liga, che io ho deciso di non, deciderò di non aprire, per il semplice fatto che il set, raga, l'ho quasi finito, mi mancano veramente pochissime figurine che ordinerò poi in Spagna quando ci ritornerò. Comunque prezzo di 8 euro. Poi invece ragazzi, il giorno di partire, il giorno proprio che sono partito, sono passato in edicola a cercare questo pacco qua. Ho già 2-3 edicole, fino a che non l'ho trovato. Sono delle figurine con l'unica cosa che cambia rispetto alle bustine, quelle classiche della Liga, sono che hanno il bordo giallo, quindi le volevo in collezione. Prezzo di 9,95 per 20 bustine. Poi abbiamo un altro pacchetto da aprirci, sempre della Panini. Vediamo. Vediamo cosa si nasconde all'interno. Come sempre, una scatoletta. Raga, prezzo sui 30 euro. E anche qua abbiamo una serie di figurine che mi mancavano, raga, un po' di FIFA 365. Queste due qua non le avevo ordinate, non so perché neanche me le hanno premesse. E abbiamo veramente tante, tante figurine. Guardate qua che belle. Con Dono Bastoni, che è la sua rookie, tra l'altro, raga, vi ricordo. Zaniolo, ancora Lautaro. Veramente tanti, ancora Giancarlo Antognoni ordinato. Veramente, veramente ottimo. Ragazzi, abbiamo qua un altro pacco dalla Panini, raga. La Panini mi ha dato un sacco di roba prima di partire. E all'interno, raga, si nasconde altre figurine, raga, ma quante? Mi sa che sono quelle che mi mancano della FIFA 365. Una scatoletta, come sempre. Due calciatori instant delle riviste. Altre figurine mancanti. E un'altra scatoletta. Andiamo a aprirci le scatolette prima, vediamo. All'interno abbiamo, infatti, come immaginavo. E abbiamo un'altra instant, la seconda instant, che è la Juve che batte il Torino nel derby della Mole di Torino, col gol di Bonucci agli ultimi secondi. Card stampata per 2645 esemplari, ed è la numero 2. E poi andiamo anche a aprire l'altra, che è l'altra instant, che sarà la instant numero 3, suppongo. Ed è, raga, la instant di Pablito per sempre, per la scomparsa di Paolo Rossi. Che questo è stato l'ultimo saluto proprio nella partita del Sassuolo. Veramente, veramente bella anche questa, perché è stata stampata anche questa per 2955 esemplari. Le instant sicuramente sono raccolte da non farsi figurine card, da non farsi assolutamente scappare. Qua abbiamo la 2, la 3 e la 4. Poi, raga, ho acquistato per 130 euro il calciatore sigillato 2014-15, raga, quindi un bel pezzo di collezione, guardate qua. 130 euro. Tutte le figurine all'interno, uguale lo conservo da collezione invece. Poi, sempre per 130 euro, abbiamo un altro sigillato, quello 2012-13,
Che anche questo terrò come ricordo, raga, perché mi piace tenerlo così sigillato. Poi un giorno magari farò qualcosa in più e lo venderò. Calcolate che, raga, io già il set ce l'avevo di tutte e due. Poi, raga, dall'edicolante mi sono fatto tenere via il bomber in allegato calciatore 2021. L'ho chiamato e ho detto, dai, scusa, puoi tenermelo via, che mi potrebbe servire. E me ne ho tenuto via uno. Prezzo di 5,90 euro. Poi andiamo a aprire l'ultimo pacco, quello più grosso. E abbiamo un altro blister della Liga. Con anche lo starter pack, che in Spagna non riuscivo più a trovarlo, anche perché è uscito tipo agosto settembre. Quindi ho detto, vabbè, lo ordino su Amazon, poi quando torno lo apro. Mi mancava solo l'album, la raccolta l'ho quasi finita, come vi ho detto, quindi fantastico. Prezzo di 5 euro. Più 8 del blister. Quindi, raga, fate voi i calcoli di quanto ho speso, perché ora non lo so, ora come ora farò i calcoli dopo, lo metterò nel titolo magari. E ora vi mostro le figurine che ho ordinato, che prima non ho fatto vedere. Ho ordinato alcune figurine di Euro 2020 Preview, in cui abbiamo messo doppio Ronaldo, poi abbiamo Barellino, Donnarumma, raga, che è andata esaurita proprio nella settimana in cui ero via, nelle due settimane che ero via, Kylian Mbappé, poi abbiamo Buffon della Champions League 2001-2002, Lilian Thuram e Gabriel Aurelba, distrutto quando ero alla Roma, sempre 2001-2002. Poi ho ordinato altre due figurine della FIFA 365 e un po' di adrenalina, raga, che mi mancano, poi alla fine qualcuno l'ho anche trovata. Però abbiamo qua Arturo Vidal, top player, che, raga, l'ho ricercato, finalmente l'ho dovuto ordinare, l'ho trovato. È un sacco di figurine che ho ordinato. Ho tre card di Euro 2020 dell'Adrenaline, che mi mancano, tra cui la Top Master, tra cui Master di Harry Kane. Poi abbiamo un po' di figurine che ho richiesto, tra cui Totti 2015-16, Buffon 2015-16. Poi dei calciatori 2017-18 ho dato Donnarumma, Dybala, Gianluigi Buffon, Nicolò Barella, che mi mancava solo questa, non so perché mi mancava comunque per figurine la figu carriera di Barella, che non è moltissima. Totti versione ultima figurina, Donnarumma. Poi abbiamo Rolando Mandragora e Moise Kean, che è la sua rookie. Buffon, Nicolino Barella, che è la sua rookie. Poi ho ordinato alcune figure di Russo 2018, che sono di quella di Ronaldo, che tra l'altro mi ha messo doppia, che tra l'altro è esaurita, raga, quindi mi ha messo una doppia esaurita. E poi abbiamo Messi, anche lui mi ha messo doppio, che però non è ancora usato, ma sicuramente si esaurirà a brevissimo. E poi, raga, abbiamo un po' di figurine della scorsa stagione dei calciatori, 2019-2020, tra cui la rookie di Traoré, la rookie di Bastoni, la rookie di Esposito, Buffon, Dybala, Kulusevski, rookie e Ronaldo. E poi ho ordinato un bel po' di mancanti della FIFA 365 che volevo per completare il set, che ancora non l'ho finito, raga, ma con calma lo completerò, anche perché non ho fretta, quindi. Guarda, quante. Poi voglio farvi notare la classe della panini che mi ha messo per 4 volte, così a caso, completamente, posso mai ordinarla per 4 volte, la numero 21, che è il trofeo della FIFA World Cup, il mondiale per il club. Adesso ho capito perché magari esauriscono le cose velocemente, se mandano 4 di una a tutte le persone che le richiedono. Raga, ma spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate calcolato quanto ho speso in totale. Fatemi sapere sotto nei commenti cos'è la cosa che secondo voi avete apprezzato di più, che avreste voluto anche avere voi in collezione. Magari due sigillati panini, quelli che costano 130 euro. Magari tutto il box delle team box, magari delle figurine mancanti, non lo so, le instant, non lo so. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Detto questo, passerei direttamente ai saluti. Con questa bellissima rookie di Nicolò Barella, stagione 2016-17, voglio salutare Daniele, Martin, Dragonfire37, GTR980, Alex, Lorenzo e Gabriel P. Detto questo, vi risaluto tutti e vi lascio al prossimo video!